Benvenuti o bentornati sul mio canale in un nuovo LL Lunedì. Letto, leggendo e leggerò il mio aggiornamento di lettura settimanale in cui vi racconto che cosa ho finito, cosa sto leggendo e cosa leggerò in futuro. Di solito prima di cominciare mi presento dicendo che sono Sara Elliott e che qui ci sono i miei video più montati, ma non ho intenzione di continuare questo pippone perché tanto lo so che i miei LL Lunedì vengono visti dalle solite 200 persone che io adoro, vi adoro, e che commentate. E mi dispiace, ogni volta vi devo far sentire sempre lo stesso pippone, quindi... Se vi piace questo canale e se vi sto simpatica, qua sotto c'è un bel pallino con la mia faccia, ci cliccate sopra e andate a vedere che altre robe faccio. Basta. Va bene, andiamo avanti. Iniziamo subito con gli ultimi libri letti che ho finito. Allora, nell'ultimo buco gigantesco, questo non ve l'ho fatto vedere perché nell'ordine che aveva fatto mamma, in cui c'erano delle cose anche per lei... piccoli regali di compleanno per me, c'erano anche delle cose per mio fratello e lui voleva questo qui, L'uomo che cammina di Jiro Taniguchi. Visto che, come sapete, io ho bisogno di finire un libro ogni tanto perché mi dà lo sprint per rimettermi a leggere, ho pensato di iniziare questa graphic novel perché, al contrario di Zero Calcare, non c'era quasi per niente della scrittura. La cosa che mi ha disturbato tantissimo è che il libro ha l'apertura giapponese, quindi si legge al contrario, cioè questo è un libro normale che si legge per così, questo si legge per di qua. È una graphic novel che personalmente non ho capito più di tanto perché è più incentrata sui dettagli, sui disegni, c'è pochissimo dialogo, è veramente molto giapponese e è letteralmente un uomo che fa passeggiate. Penso che dal punto di vista artistico sia eccezionale il livello dei dettagli e delle immagini. Ce ne sono tante di pagine, tra l'altro, a tutto campo. Qualche giorno fa ho visto anche un video di FraFrog in cui spiegava i nomi delle tavole, perché a seconda di quanto disegno c'è, la tavola ha un certo nome. Quindi troviamo più che altro una serie di quadri da guardare e osservare nei dettagli. Ci sono parti a colori, parti no, e con vari capitoli noi possiamo osservare la vita di quest'uomo che va a fare delle passeggiate da solo, col cane, fa anche cose particolari che non si farebbero durante le passeggiate. In più c'è un capitolo finale che è più stile Sin City invece che questo bello stile giapponesino, tanto per farvi capire, magari me lo metto davanti. E le tavole sono molto belle, si legge in 20 minuti, perché non c'è molto da leggere, ora dovrò metterlo così. Un altro letto è Mary Poppins. Mi dispiace venirvi a dire questa cosa, però a me non è piaciuto, quasi per niente. Perché Mary Poppins, nella mia immaginazione, comunque è una donna felice che trasporta i bambini. Mentre nel primo capitolo lei arriva con l'ombrello, proprio come nel film, però non fa niente, è sgarbata, scorbutica, vanitosa, fastidiosa. Veramente è un brutto personaggio. C'ha tutte le cose contro Montessori. Dice ai bambini state zitti, non fate tutte queste domande. Cioè, ho riempito il libro con anche meno e se mi fate un'altra domanda torneremo dritti a casa. Questo è il genere di minacce fastidiose che non mi sono piaciute affatto. Oppure ti sarò grata se lascerai parlare me, disse Mary Poppins lanciandogli uno sguardo terribile. Ma perché? I bambini la amano immensamente da subito, anche se lei non fa niente di bello, a parte tirare fuori cose dalla borsa. F4 Basita, ci sono rimasta veramente tanto male, anche perché sarà l'associazione mentale del fatto che questa è della collana dell'edicola, che vi lascio qui su tutto il video che gli ho dedicato, e avevo comprato il primo Pippi Calzelunghe che invece mi è piaciuto da impazzire. Cioè Pippi Calzelunghe è forse Astrid Lindgren, diventa la mia nuova scrittrice preferita. Mary Poppins mi ha fatto schifo e odio dire questa cosa. Ci sono dei capitoli carini, ma le storie non si concludono quasi mai, non c'è quasi mai una spiegazione. Lei fa stare zitti i bambini. Io non sopporto quelli che zittiscono i bambini solo perché sono bambini, non sopporto quegli adulti che dicono ai bambini di non fare domande, perché è una cosa orribile. Io spesso mi ritrovo con i ragazzi con cui ho lavorato nelle varie cose che mi vengono a dire: papà dice che faccio troppe domande. Questa è una cosa brutta,
È bello fare domande. Che facciano domande, che siano curiosi, è una cosa fantastica. Ultima cosa, il finale fa malissimo. Io ora mi devo rivedere Mary Poppins. Ricordo che se ne andava via. Ragazzi, io pure qua faccio spoiler, ma è Mary Poppins, eh? Cioè, come fa gli spoiler su Dumbo, d'accordo? Quindi io ricordo che andava via, ma non mi ricordo come. Qua è simile a vado a comprare le sigarette e sparisce, cioè... No. Proprio no. Venendo invece ai leggendo, ne ho di faticosi, perché sì, adesso mi devo ricredere su Anna e non è vero che è super scorrevole, erano super scorrevoli le prime parti, poi a un certo punto Tolstoj si è intoppato, prima con nel quarto libro, mi pare, nella quarta parte con Levin, con la parte agricola, che però ti dà un po' l'idea di che personaggio lui sia, quanto ci tenga la terra, quanto ci tenga anche i fattori, quindi i suoi dipendenti, perché da poco è stata abolita la schiavitù, anche se in alcune parti della Russia lui lo accenna poi nel libro, non è stata abolita del tutto e tenevano i contadini gratuitamente. Ma andando avanti, ci sono delle parti veramente noiose da impazzire, la parte sesta e la parte quinta sono le più faticose perché ci sono battute di caccia infinite, quindi se vi fa impressione, che ne so, credo che lo sappiate, ma in generale nei classici c'è tanta caccia e animali uccisi, non so se questo per voi è un trigger warning, ecco. Quindi ritratto quello che ho detto, ci sono parti molto noiose, ma nella parte sesta c'è una frase che mi è piaciuta tantissimo. E spoiler, ok? Spoiler. Anna ha partorito, è quasi morta, poi ha lasciato casa, ha preso la bambina, per fortuna quella gliel'ha lasciata Karenin, e con Vronsky vanno a fare dei viaggi, poi tornano in Russia e inizia una sorta di spirale negativa che porterà al finale. Che succede? Anna in questo momento è estate e si trova in campagna con Vronsky e fa venire tante persone a visitarli perché così si tengono impegnati e non litigano. Ma chi è che va da Anna? Ci va Dolly, la cognata, la moglie del fratello di Anna, Stiva. Stiva e Dolly, tra l'altro, sono un'altra delle coppie, perché noi ci concentriamo magari di più su Levin e Kitty e Anna e Vronsky, ma in realtà c'è un'altra coppia infelice completamente, che è Dolly e Stiva, che però è quel tipo di matrimonio che rimane infelice, ma rimane, nonostante i tradimenti del marito. Vabbè, sarà un vizio di famiglia tra Stiva e Anna. Andando avanti, che succede? La maggior parte delle donne russe non vogliono incontrare Anna perché è compromessa, perché sta vivendo con un uomo fuori dal matrimonio, perché ha abbandonato il marito. Dolly però vuole molto bene ad Anna e quindi decide di andare a casa sua. Mentre va lì, in realtà non è che sia completamente aperta la cosa, ha paura che Anna le chieda di venire a casa sua, ha paura che le chieda di vedere i bambini, perché comunque lei rimane la zia e Anna ama tantissimo i suoi nipotini, ma lei ha paura perché le figlie femmine tra l'altro non dovrebbero stare in presenza di una donna compromessa e quant'altro. Quando arriva in quella casa non c'è solo lei, ci sono tanti altri ospiti come vi dicevo e ce ne sono alcuni particolarmente fastidiosi e strani, qualcuno addirittura ci prova con Anna e lei mezzo civetta, non ci fa niente però civetta. Dolly dice, tutto quel giorno le sembrò sempre di recitare sul teatro con attori migliori di lei e, con la sua cattiva recitazione, di sciupare ogni cosa. Ecco, questo è il modo in cui io mi sento praticamente sempre quando sono con altre persone. Ho scoperto che semplicemente sono un'introversa, però io mi sento proprio come se stessi recitando male la mia parte, sempre, quando sto in gruppo. Quindi è molto stancante. Dolly, ti capisco, tanto ti capisco. Oltretutto, quando poi rimane da sola con Anna, fanno anche dei discorsi molto interessanti sul fatto che Anna non voglia più figli e che in realtà sotto sotto anche Dolly non ne voglia più perché si è stufata di fare il coniglio. Non mi ricordo se lei ne ha fatti tipo 5-7 dei figli, una marea. Comunque lei ne è morta anche una, tra l'altro, quindi è abbastanza provata da tutte queste gravidanze che l'hanno sformata e l'hanno appesantita e tutto quanto. È un discorso anche molto interessante perché se pensiamo che l'ha scritto un uomo, con tutto il fatto che la moglie di Tolstoj lo aiutava a riscrivere, a migliorare le cose, però è quasi un discorso femminista, nonostante tutti poi il fatto che Dolly dica no, no, ma non è vero, ma non è possibile che tu non puoi volere altri figli, eccetera, eccetera. Però invece sì. Dopodiché, le due letture pesantissime che sto facendo sono Atlante di un uomo irrequieto e Per dire sole di Koji Polenta, che in realtà saranno
leggendo Lasciati, perché ho intenzione di lasciarli. L'Atlante di un uomo irrequieto è un libro bellissimo, ma come vi avevo detto è pieno di piccoli capitoli che mi stanno facendo stare male, perché ci sono troppe cose disperate. Sono anche quasi arrivata a metà, perché sono pagina 150, però abbiamo persone che vengono torturate dai dittatori, a cui viene ammazzato tutta la famiglia, periodo nazista, dittatura in Bolivia, guerra del Vietnam, tutto uno tsunami sull'isola di Robinson Crusoe, quella che sta in Cile. Basta, non ce la faccio più. Troppo. Vi leggerò magari altre parti in futuro, quando lo riprenderò. C'erano delle cose molto interessanti, c'è addirittura lui che nuota con una balena, c'è la vera storia dell'isola di Robinson Crusoe, del vero capitano che è stato abbandonato dalla sua ciurma sull'isola di Robinson Crusoe, che però è un'isola molto a sud del Sud America, quindi c'è sempre brutto tempo, è un'isola molto faticosa in cui ci sono spesso degli tsunami perché c'è una zona vulcanica. In realtà Robinson Crusoe è ambientato nei Caraibi, proprio perché quell'isola sembrava non appetibile a chi volesse leggere il libro. È molto interessante, però come vi ho detto anche, mi sembra, venerdì, è un periodo molto stressante per me, carico di tensioni, e quindi ho bisogno di qualcosa che passi velocemente, anche se leggerò non è propriamente così. Poi ho iniziato Per dire sole di Koji Polenta, e inizialmente ero impazzita perché è bellissimo. Noi abbiamo all'inizio lui che va in giro per Bologna a cavallo perché odia i motori e quindi si rifiuta di usare i motori, va in giro soltanto col cavallo anche all'università, oppure mette delle frasi che dicono tutti gli editori quando esce un libro, tipo vive appartato in montagna l'autore, si sentirà parlare a lungo di questo autore, fa piangere, fa molto ridere, scrive ancora a penna, i suoi personaggi sono indimenticabili, ha scritto un romanzo corale, un autore geniale, cioè tutte queste frasi che noi sentiamo un miliardo di volte, scritte sempre dietro alla copertina. Che è successo? È successo che c'è un personaggio particolarmente faticoso che è il nonno del protagonista. Il protagonista che è molto folle, questo è un romanzo davvero strano, ve ne avevo parlato nel mio vlog al Festival della Piccola Editoria a Nepi, vi avevo intervistato addirittura la casa editrice, e questo non ha propriamente un genere. Ci sono una marea di trigger warning che di solito non mi disturbano, ma appunto, visto che sono affaticata, non riesco a leggerlo. Il nonno del protagonista è un allevatore di maiali, neanche un macellaio, e un medico oncologo di bambini. In che senso? Quindi ci sono tantissimi bambini con il cancro, la macellazione degli animali, che se vi fa impressione, ragazzi, non comprate questo libro, e tante altre frasi geniali. Però non riesco a leggere i bambini morti in questo periodo in cui sono particolarmente sensibile, non lo so, quando divento così stressata divento sensibile. Quindi ecco, trigger warning sono morte violenta di anche esseri umani, macellazione di animali descritta nei minimi dettagli, del sangue, di tutte le cose, e bambini con il cancro, vedete voi. E non sono arrivata neanche a metà, ma pure questo sarà un lasciato. Li leggerò, penso che sarà zero calcare, perché anche se sono stressata, affaticata e tutto quanto, lui di solito riesce a farmi stare male e bene insieme, quindi è letteralmente catartico, lui veramente lo è, perché sdrammatizza. E oltretutto voglio leggere questo perché mi hanno anche regalato un altro di Zero Calcare, perché il mio compleanno mi hanno regalato quello e un altro buono di Amazon, mi è felicissima. E l'altro di Zero Calcare è quello nuovo, è No Sleep Until Shingal, che dovrebbe parlare dell'Iraq, sempre dei curdi, della Siria e tutto quanto. Non so se magari mi farò una rilettura di Kobane Calling e poi leggerò quello. Quello forse è il modo più pesante, anche se lui riesce a sdrammatizzare sempre. Questa è la mia pila. È bello vedere due graphic novel. Vorrei anche comprare qualche nuova graphic novel adesso con il buono della Feltrinelli che mi hanno fatto i miei amici. E se avete qualche consiglio da darmi, io sono sempre aperta. E ora vi devo fare la domandina. La domandina. Anche voi quando siete tanto tanto stressati nei libri vi fanno stare molto più male cose che magari non vi toccavano, comunque vi toccavano poco? Cioè, io quando sono tanto stressata provo una sorta di minestrone emotivo
in cui poi i libri mi tolgono l'aria. Per esempio, questi due, qualche giorno fa mi stavo sentendo male, perché, cioè, sentendo male nel senso con l'ansia, perché mi dicevo: no, vabbè, ma ormai sono quasi a metà, non manca tanto, ora continuo a leggere, magari sono solo io. Ma poi ne ho parlato con delle amiche e hanno detto: ma perché devi star male? Ma sarai scema? Non mi hanno detto sarai scema, però c'era questo sottotitolo: perché devi fare stare, devi stare male? C'hai una pila immensa di libri da leggere, ma leggi quello che ti ispira e che ti fa stare bene. Infatti, oltre a questo ci sarà un altro leggero, che però vedremo più avanti. Ergo, voi come la prendete? Siete... Ne avevamo già parlato sul fatto di quanto voi vi empatizzato o meno nella lettura. C'è chi di voi mi ha detto che empatizza tantissimo, però comunque vuole sta male e legge cose super truculente che proprio io proprio no. Lo sapete, però ecco, sono curiosa di sapere la vostra, come sempre. Prima di salutarvi, vi ricordo che giù in descrizione trovate tutti i link Amazon per questi libri qui. Se voi li comprate, a me arriva una piccola percentuale e poi non cambia nulla. Detto questo, non mi rimane che augurarvi buona lettura.